Ci ho provato per anni, studiato e allenato come un mulo, niente, fidatevi, conosco molta gente che non ha negato di aver avuto aiuto. Allora, ciao, capisco perfettamente la tua frustrazione e mi dispiace che tu abbia incontrato così tante difficoltà. È evidente che hai dedicato anche impegno e sacrificio alla tua preparazione. Io ti incoraggio sicuramente a non mollare innanzitutto e ti dico ogni esperienza, anche quelle negative, può insegnarci qualcosa e rafforzare la nostra determinazione e motivazione. Quindi, se non ce l'hai fatta le prove, non so, psicoattitudinali finali, ad esempio, potrebbe essere utile, ad esempio, lavorare meglio sull'esplicitare le proprie attitudini in maniera più efficace. Questo è un aspetto fondamentale, spesso anche trascurato, quindi questo è quello che può fare intanto la differenza. È già capitato a molti altri ragazzi di non aver superato il concorso al primo tentativo, ma con perseveranza e una preparazione più mirata l'hanno fatto nelle successive, diciamo, volte, diciamo, ecco, successivi concorsi. A volte la strada può essere un poco più lunga e tortuosa, però comunque la soddisfazione poi arriva, in termini di soddisfazione poi sarai ripagato. Se hai bisogno di ulteriore supporto, consigli specifici per la tua preparazione, mi raccomando, non esitare a contattarmi, sono qui appunto per aiutarti. Non perdere la speranza, mi raccomando, continua a lottare per credere nel tuo sogno e realizzare il tuo obiettivo. Se hai ulteriori dubbi o domande, insomma, commenta nel video qui sotto e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e metti un like. Io sono Alvaro Torino, psicologo e docente universitario e mi occupo di preparazione ai concorsi in forze dell'ordine, sia rispetto alla prova scritta che poi rispetto alle prove finali e psicoattitudinali. Quindi a disposizione, prenoto una chiamata o comunque una consulenza gratuita. A presto e buona preparazione.